Ciao a tutti amici, qui questa parte di video non so se sarà un nuovo video o se farà parte dello stesso che voi starete vedendo, perché nel video che ho fatto ho notato un calo di FPS, di frame rate veramente alto. Ma più che per me in sé, ma poi io alla fine me lo godo pure il gioco, non è quello il discorso. Il discorso va quando si va a comprendere che non c'è una buona ottimizzazione, perché non è possibile che nel tutorial tu mi rifai in maniera 60 fps il gioco e poi mi mandi nel server e mi dai 10 fps. Cioè non riesco a girare lo sguardo con il mio soldato che si blocca, va a scatti, è gravissimo. Cioè, e soprattutto mi crasha alla fine, non mi dai nemmeno l'esperienza che ho avuto. Cioè, come funziona? È anche inammissibile che dopo ben 4 minuti su matchmaking c'era scritto tempo stimato 1 minuto e mezzo. Mi fai entrare. Queste sono tutte piccolezze che non sono piccole. Io le chiamo piccolezze, ma col cazzo che sono piccole. Cioè, qua c'è un problema grave. Quindi, io spero che nelle prossime versioni che arriveranno dalla 1.0.2, in questo caso in poi, ci sia un'ottimizzazione non solo del gioco stesso, ma anche dei server. Perché è inammissibile, veramente inammissibile. Nonostante io ami il gioco alla follia, cioè sta laggando adesso, raga. Sta Laggando adesso. E non sto a giocare. Cioè, assurdo. Cioè, mi lagga nella presa del personaggio. Cioè 20 fps vado ragazzi. Ad esempio, oggi rispetto a ieri, almeno non mi va a ben 10 fps, che veramente era una cosa assurda. Almeno 30 fps per me è comunque poco, perché l'ho detto anche nell'altra parte di video, cioè Baldur's Gate 3 va buono, è un altro tipo di gioco, è un altro tipo di tutto, va benissimo. Non vogliamo pigliare l'esempio di Baldur's Gate 3, voglio pigliare l'esempio di GTA Online, voglio pigliare l'esempio di Battlefield 1, voglio pigliare l'esempio di qualsiasi altro gioco. Vado a più di 60 fps. Perché qui si deve andare a 30 con grafica medio. Non è che ho messo grafica alta, grafica medio. Non è che parliamo di...
spero che non mi crash. Adesso ad esempio c'è un 15 di FPS, io capisco che ci siano un botto di persone, però lancio la granata, vediamo che succede. Come sono? Sono due? Non si capisce un cazzo. Mamma mia! Un casino! Io ho finito le munizioni praticamente. Sta che è ingiocabile, no, eh? Oh, torno. Vedete, sì. No, ferme, è ingiocabile. Ingiocabile. Non si può. Proviamo tutto a basso. È uguale. Vediamo se a grafica bassa il gioco migliore. Però posso mai limitare il mio computer a giocare a grafica bassa per giocare a sto gioco. Cioè, capite che è molto strano. Io veramente rimango annibito certe volte da un'ottimizzazione di determinati videogiochi. Ok, ecco, inizia già una gamma. Niente, allora è una soluzione, giocare per forza a grafica bassa. Se giochi a grafica, cioè se giochi a grafica media vai a 10 fps. E se giochi a grafica, come dire, altissima, che vai a 1? Devo andare laggiù. Andiamo per di qua, seguiamo il fumo! Almeno ti posso uccidere o posso morire a 60 fps circa, quasi, meno. Non mi ammazzi! Bene, io vi porterò
un video solo di Starship Troopers e vi faccio vedere la differenza. Dai, che dobbiamo andare via. Adesso è l'ora della verità, perché se adesso crasha è una merda. Usciamo da sto schifo? Ok, ci siamo, perfetto. Bene, bene. Ragazzi, il video può finire qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace, commentate. Ah, grafica bassa il gioco va bene, grafica media no, mettetelo bene in conto, niente.
Spero che il video vi sia stato utile e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!